Ciclabili in Italia, a che punto siamo? Un tartufo da salvare e ancora la terra brucia. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Pedalare fa bene alla salute e all'ambiente, ma per farlo è necessario che ci siano le strutture adeguate. Per quanto riguarda l'Italia e la costruzione di piste ciclabili, si possono individuare tre filoni differenti. Per capire a che punto siamo, noi di Pop Economy abbiamo parlato con Antonio Della Venezia, presidente del Comitato Tecnico Scientifico bicitalia.org e coordinatore FIAB per il Veneto. Il primo livello è quello del Piano Nazionale della Ciclabilità, previsto dalla legge quadro approvata all'inizio 2018. C'è ovviamente un lavoro in corso da parte dei ministeri, degli uffici e dei consulenti delle regioni. Il problema è che quella legge prevedeva una scadenza di 6 mesi, quindi la scadenza era agosto 2018, siamo novembre 2021 e il piano non è ancora definito compiutamente. Sembra che vogliano approvarlo alla primavera 2022. Quindi direi con un ritardo di quasi 4 anni. Questo è un primo problema. Il secondo livello invece di progettazione e pianificazione è quello legato alle grandi 10 ciclovie nazionali previste nella legge di bilancio 2016 e poi quella successiva 2017, per i quali sono in corso ormai da 4-5 anni le attività di progettazione. Qua non è che ci sia qualche colpa particolare di qualcuno, non tutte le regioni erano strutturate, attrezzate per progettare grandi ciclovie nazionali. Io spero che il prossimo anno si cominceranno a vedere i primi cantieri, però ad oggi non c'è alcun metro di ciclabile e quindi realizzato con questo grande progetto strategico del governo. Poi per fortuna c'è il livello, quello regionale, e cioè che le regioni, alcune regioni non hanno aspettato ovviamente né fondi ministeriali né progettualità, si sono organizzati in proprio e quindi in Italia, anche se mancano tutti i piani, gli strumenti, le ciclabili che dicevamo prima, in Italia si può pedalare. E quindi le regioni, alcune regioni hanno fatto delle cose egregie che stanno avendo, come dire, un impatto socio-economico sul territorio molto importante. Le ciclabili come soluzione per salvare il nostro pianeta? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Presto il tartufo potrebbe diventare patrimonio dell'umanità. Il prezioso tubero che insaporisce le nostre tavole durante gli eventi più importanti è stato infatti candidato alla lista dell'UNESCO. L'annuncio avviene in un periodo particolare per le condizioni climatiche che hanno fatto schizzare il prezzo medio del tartufo bianco a 450 euro letto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale per il tubero più prezioso d'Italia. A far alzare le quotazioni il lungo periodo di siccità che ha frenato le nascite. In Italia sono 200.000 i raccoglitori ufficiali che riforniscono negozi e ristoranti, tutti con il fiato sospeso in attesa della decisione dell'UNESCO. Il pianeta va a fuoco e no, non è un modo di dire. Negli Stati Uniti quest'anno gli incendi provocati da fulmini hanno ucciso migliaia di sequoie giganti. Il Sequoia National Park della California ha perso il 20% di alberi in soli 2 anni. Un tempo considerate a prova di fuoco, le sequoie giganti sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, della siccità e del fitto sottobosco che alimenta gli incendi.
la California ha visto i suoi più grandi incendi negli ultimi 5 anni e lo scorso anno si è stabilito il record per superficie bruciata. Per la prima volta il parco sta considerando l'idea di piantare alberi per preservare la specie e tentare di salvare, almeno in parte, le maestose sequoie giganti.